Una raccolta fondi per acquistare pannelli pubblicitari di 4 metri per 3 con i quali tappezzare Roma con la scritta «Noi non dimentichiamo». Questo è l'obiettivo della serata di solidarietà organizzata in un locale della capitale dal SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, per sollecitare il rimpatrio dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti da oltre 2 anni in India, con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori. All'evento hanno partecipato personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. Il nostro paese li ha traditi per primi. Li ha rinviati quando erano a casa, gli ha detto di scendere da bordo quando non dovevano scendere da bordo e loro per obbedire si trovano in questo guaio, lontano dalla loro famiglia. E qualcuno paventa addirittura le autorità indiane di voler applicare un processo nel quale potrebbe essere anche alla fine combinata la pena di morte. È una cosa assurda e in qualche modo dobbiamo reagire. Lui è un mese particolarmente delicato perché riprenderanno le udienze in India. Vi è di nuovo il decreto missioni all'attenzione del Parlamento, dove vi è anche la proroga della partecipazione del nostro personale militare alle missioni internazionali antipirateria e naturalmente noi chiediamo la giusta, concreta attenzione da parte della NATO, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Proprio per spronare il governo, non solo questo ma anche quello precedente, abbiamo attaccato sulla parete del nostro giornale uno striscione gigantesco, riportiamo a casa i marò proprio per far ricordare ogni giorno a Renzi che è ora di farla finita con questa storia che fa di questo paese un paese ridicolo.